primo tempo 1-0 per il Canosa in virtù del gol di Michele Ieva qui a Spinazzola. Un buon Canosa, davvero un buon Canosa con azioni molto belle, soprattutto in attacco. Abbiamo avuto una grandissima occasione con il nostro Vittorio Pugliese al primo minuto, purtroppo Vittorio Pugliese è stato fermato dal portiere, dall'estremo difensore dello Spinazzola, e quindi il risultato è rimasto in 0-0 fino all'ottavo, quando Michele Ieva ha deciso per il momento la partita con un bellissimo gol proprio nella sua ex casa, quella di Spinazzola. 1-0 per il Canosa, siamo al nono del primo tempo, quindi una partita che per il momento si sta mettendo veramente nel modo giusto per la nostra squadra. Soprattutto una cosa importante da sottolineare è il fatto che il Canosa comunque sta giocando davvero bene qui a Spinazzola. Per il momento è tutto, nono del primo tempo, 1-0 per il Canosa, gol di Michele Ieva.